Ciao a tutti ragazzi da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone esce vittorioso da Castellammare di Stabia, dal Romeo Menti, e battendo la Juve Stabia per 2-0 grazie a una rete per tempo, a inizio partita in pratica nei primi 10 minuti. Il Frosinone trova il vantaggio grazie a Beghetto su un'azione da calcio d'angolo. È stato sviluppato uno schema. Palla a Beghetto al limite dell'area, che la riesce a controllare benissimo e tira a fil di palo verso la porta difesa da Russo, il portiere della Juve Stabia, che riesce ad arrivare sul pallone, ma non riesce a evitare il gol del vantaggio del Frosinone. Nel secondo tempo, poi, dopo diverse occasioni, sul finale proprio. Il Frosinone, grazie a un calcio di rigore, poi raddoppia il calcio di rigore siglato da Camillo Ciano. Una partita bella da entrambe le parti. Frosinone che ha cercato di fare, ha cercato di concludere maggiormente in porta, ci è riuscito in diverse occasioni, è stato anche sfortunato, ha preso due pali con Federico Dionisi in una traversa con Ciano, ha avuto diverse occasioni in contropiede con Novakovic non sfruttate, quindi un Frosinone bello in partita, sia nel primo che nel secondo tempo. Juve Stabia comunque anche ha giocato, ha fatto la sua partita, ha un'occasione importante, se non mi sbaglio, con Calò. Adesso non ricordo bene se era il primo o il secondo tempo. Partita poi che si è fatta mano a mano molto accesa sul piano agonistico, ammonizioni, qualche accenno di rissa, e c'è di mezzo anche Dionisi, quindi il solito Federico. Però una partita, devo dire, l'ho sentita per radio, però una partita che ha avuto tante emozioni, che ha offerto tante emozioni. Frosinone che si schiera con Bardi in porta, Capuano, Ariaudo, Brighenti in difesa, quindi difesa classica, Beghetto a centrocampo sulla sinistra, Gori, Maiello, Roden, Zampano sulla destra. In attacco Novakovic e Dionisi. Ebbe una pecca in centrocampo, purtroppo si è fatto male Roden, quindi dobbiamo vedere come sostituire un giocatore che si sta rivelando prezioso per la squadra, un giocatore di qualità che a centrocampo fa la differenza, però comunque abbiamo delle alternative come Haas, che comunque secondo me potrebbe giocare tranquillamente titolare, o anche Trippuzzi, che volendo può ricoprire quel ruolo. In attacco siamo stati un po' meno cinici, se questa può essere una pecca, rispetto alle altre partite, dove abbiamo sfruttato ogni singola occasione che ci era capitata. Qui invece abbiamo fatto un po' più fatica, vuoi anche per la sfortuna, ma anche per la non precisione. In attacco di Novakovic ha cercato di fare il suo, però gli è mancato giusto il guizzo del gol. Si è procurato il calcio di rigore alla fine, quindi ottimo. Difesa, veramente nell'ultimo periodo la difesa sta reggendo bene, poi fatta eccezione magari per la Spezia, però si sta comportando veramente bene. A centrocampo sentivo che comunque qualche pallone di troppo si è perso, e su questo aspetto bisogna migliorarlo, perché è forse una nota dolente che ci portiamo avanti da più partite. Aspetti da tenere in considerazione, l'esclusione di Cidro dai convocati. Quindi questa probabilmente è una presa di posizione molto netta da parte di Nesta, ma anche della società, e credo che a questo punto Cidro
a gennaio farà le valigie. Lavorando in prospettiva per il calciomercato, Frosinone che deve forse fare qualcosa a centrocampo. E vedremo adesso Rudin quanto tempo sarà fuori, ma anche per risolvere le situazioni Paganini-Gori che ancora non hanno rinnovato il contratto. Non si sa se la società vuole rinnovare il contratto a Gori e Paganini. Per ora non se ne è parlato, sarebbe un doppio peccato, un pe primo peccato perderli perché comunque sono cresciuti con noi, il secondo perché magari rischi di perderli a parametro zero e se non rinnovano e quindi tutto il tuo lavoro su questi due giocatori che sono due pilastri del Frosinone ormai da anni, cioè, ne va in fumo. Quindi la società deve valutare bene questa situazione, questa doppia situazione. E lì in attacco, se probabilmente andrà via Cidro, adesso abbiamo comunque la coppia, adesso sembra essere Dionisi Novakovic con Ciano anche, con questi tre si alternano, Trotta deve recuperare ancora un po' di condizione, nel caso andasse via Cidro bisogna fare qualcosa eventualmente lì davanti, staremo a vedere insomma. Comunque, ripeto, partita molto bella, accesa, vivace, anche la Juve Stabia ha fatto il suo. C'era anche l'ex Massimiliano Carlini che ha contribuito poi alla nostra cavalcata dalla Lega Pro alla Serie A. Juve Stabia che in questo momento rimane nelle zone basse della classifica, però ripeto, ci ha messo in difficoltà, comunque ha fatto una bella partita. Per cui se Caserta avrà modo di lavorare come ha gestito la squadra dall'anno scorso, magari può tentare ecco, di salire qualche posizione e ritrovarsi in una zona un po' più tranquilla. Quindi bisogna solo dargli il tempo, comunque siamo a dicembre, c'è tutto lo spazio per poter migliorare e quindi non vedo perché la Juve Stabia non possa, ecco, risalire un po' la china. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, a mettermi piace, condividere il video se vi va. Vi lascio in descrizione la pagina Facebook, la Terra dei Luoghi Giallazzurri, e noi ci vediamo alla prossima.